Benvenuti amici di Minervino Live, siamo nella scuola elementare di Amicis con la professoressa Enza e Elisabeth, due professoresse che fanno parte di un progetto tra i ragazzi di Minervino Murge e i ragazzi du collège Joseph Hubert de la Réunion. Un progetto che adesso le due professoresse ci illustreranno, infatti passiamo subito la parola alla professoressa Elisabeth. Ciao Elisabeth, benvenuto in Italia. Ciao, grazie. Elisabeth, comment s'appelle le projet? Le projet s'appelle une cuisine et un potager à partager pour effacer la distance et la différence. In effetti il progetto vuole dire un orto e una cucina da condividere per cancellare la distanza e la differenza, perché il nucleo fondamentale di questo progetto è proprio eliminare le barriere, le diversità che ci sono in generale nella società, in particolare in questo progetto, perché il progetto vede coinvolti due scuole, quella di Minervino e una scuola dell'Isola della Réunion, in particolare una classe di ragazzini diversamente abili. Per cui tutto il progetto verte e gira intorno alla tematica dell'inclusione, dello sviluppo delle competenze e la cosa principale di questo progetto, alla quale noi come scuola teniamo veramente tanto, è che i ragazzi della Réunion, tutti diversamente abili, sono stati per noi degli insegnanti, perché ci hanno insegnato come coltivare, come creare, come coltivare un orto, come curarlo, oltre a darci innumerevoli lezioni anche di francese. Elisabeth, qu'est-ce que tu penses de l'Italie et comment vous vous sentez ici? Per noi, Minervino, è come la casa nostra. Enza, a livello di organizzazione è stato semplice o complicato organizzare appunto questo tipo di evento, questo tipo di accoglienza e questo tipo di organizzazione in generale? È stato molto difficile, ma è un lavoro che dura da 3 anni e tra la mia scuola e quella di Elisabetta esistono proprio dei rapporti di amicizia, che sono quelli che esistono tra me ed Elisabetta. Noi ci conosciamo da 3 anni, lavoriamo sulla piattaforma eTwinning e l'anno scorso abbiamo deciso di cominciare un Erasmus con tanta gioia e tanto entusiasmo. Per cui tutti i sacrifici che abbiamo fatto, come scuola, come impegno personale, ma anche di tanti altri colleghi, per quanto mi riguarda sono già passati, cioè vivo in questi giorni la gioia di aver accolto loro e di vivere con loro delle giornate stupende. Allora, in conclusione salutiamo innanzitutto i nostri ospiti. Elisabeth, nous sommes très contents que vous soyez ici, in Minervino. Grazie mille e siamo molto contento dell'ospitalità De Minervino. Grazie mille. Elisabeth, per noi è stato un sogno ospitarvi Arrebbe. io vorrei ringraziare veramente Erasmus per questa opportunità che ci ha dato. Grazie. Grazie, Erasmus.